Ciao a tutti! Oggi vi vogliamo presentare eh, il nuovo sistema di fissaggio per la videocamera della nuova impugnatura Seagal eh, del fucile Nemesis, impugnatura realizzata da Riccardo Jacovacci, che ringraziamo per eh, la eh, disponibilità. Questa eh, nuova impugnatura ha già una predisposizione per la videocamera in eh, questi due punti. Quello che vi occorre per eh, andare a montare l'adattatore per la nostra videocamera con sistema di sgancio quick release sono semplicemente un cacciavite e una chiave a brugola dell'1,5. Con la chiave a brugola andiamo a togliere i due grani che sono posti nella parte posteriore della... Dell'impugnatura 1 e 2, in modo tale da liberare i due fori che eh, servono come zona di fissaggio della videocamera, ecco qua. A questo punto andiamo ad aprire la confezione e vi mostriamo come è fatto il nostro sistema. Il sistema è semplicemente una staffettina, come questa, con due fori svasati. Il sistema, come tutti i nostri sistemi, è, è ambidestro, quindi posso montarla sia da un lato che dall'altro. In questo modo e il suo peso, compresa la viteria è di 6 ehm, di 6 grammi. Tutto acciaio inox 316 spessore 2 mm. E ehm, successivamente lo andremo anche a trattare nero. Come si fa il montaggio? Semplicemente andiamo nella confezione. Avete due viti autoforanti. E andiamo a posizionare l'adattatore sopra il fucile quindi prendo la prima vite e col cacciavite vado ad avvitare in questo modo e stringo il sistema in questo modo abbiamo posizionato l'adattatore come vedete la linea di mira rimane comunque pulita quindi rimane alla stessa altezza del meccanismo, del meccanismo di sgancio poi andiamo a mettere il nostro sistema di sicurezza nella cava che si è liberata quindi lo facciamo passare all'interno e lo giriamo in questo modo A questo punto, una volta abbiamo montato questo, possiamo prendere per esempio una staffa come questa per GoPro o similari e andiamo col sistema a sgancio rapido ad innestarla direttamente. Il sistema di sicurezza mi permette di non perdere la videocamera, quindi se voglio caricare il fucile, sganciare la videocamera o altro, premo il pulsante e mi viene via. In questo modo, anche se la batteria della videocamera mh, finisse e voglio eh, continuare a pescare, continuo a pescare semplicemente con questa eh, piccola linguetta. Come vedete la linea di mira risulta essere pulita, quindi la videocamera sta sempre sopra il livello, non dà fastidio alla mano e ho la linea di mira perfettamente pulita. Su questo sistema io posso benissimo andare a innestarci la videocamera, e ho fatto! Ciao a tutti!